mio canale. Siamo già alla fine del primo mese del nuovo anno, fine gennaio. Spero che avete avuto un buon comincio, un buon start nel nuovo anno, un mese pieno di gioia. Il mio è stato un po' turbolente, spero che sarà meglio nei prossimi mesi, ma manca sempre un box di questo mese. Manca My Beauty Box. My Beauty Box è comunque un box che viene sempre alla fine del mese. È un box però molto curato nel dettaglio, un box italiano con dei prodotti delle marche italiane che mi piace molto, e anche il design è sempre molto bello. Hanno sempre un design diverso in base al tema del mese. Il box in sé è sempre uguale, nero con la scrittura bianca My Beauty Box, ma il tema è sempre diverso e molto molto bello. Vediamo cosa ci aspetta questo mese, quale tema e quali prodotti. Non vuole. Eccolo qua. Questo sarebbe lo squadro nel box, e vedo già nel nostro booklet che si chiama il tema Sleeping Beauty, quindi abbiamo dei prodotti per la notte, per una routine serale, quindi anche qua aspetto, come nella Look Fantastic, un box pieno di skincare e non di trucco. Nel nostro booklet ci sono sempre comunque tutti i prodotti che troviamo nel box, ci sono qualche flyer, sempre della Sebamed che abbiamo anche avuto il mese scorso, quindi mi aspetto anche di nuovo un prodotto della Sebamed. E lo è, ce l'abbiamo, grande. Questo sarebbe lo squadro nel box, è molto pesante il box questo mese, è ben pieno, e cominciamo subito con il prodotto più grande, infatti quello della Sebamed. E qua abbiamo un olio bagno doccia per le pelli sensibili e secche. Questo comunque è un prodotto che vada bene anche per le pelli normali. Sebamed fa i prodotti per le pelli sensibili, chi ha dei problemi anche della pelle irritata, però ovviamente anche una pelle normale lo può usare, perché loro fanno attenzione di usare un prodotto con un pH neutrale, quindi fa bene a tutti. Un bagno doccia può sempre servire, soprattutto per una routine serale è molto adatto. C'è chi piace più di fare la doccia la mattina per rinfrescare, anch'io sono più il tipo che piace di farlo la sera per rilassare, quindi un prodotto secondo me comunque molto adatto. Continuiamo con un altro prodotto molto molto grande, e qua abbiamo la marca Vedo. Questo è un olio naturale per il corpo e per i capelli. Questo è 100% riciclabile, 99,45% naturale, è cruelty free, è senza parabene eccetera, quindi un prodotto molto sostenibile. Anche abbiamo una boccetta anche in vetro, quindi anche molto professionale, e con 100 ml per un olio per il corpo e per i capelli molto molto adatto. Penso che sia anche questo una full size, quindi molto molto buono. Abbiamo un altro prodotto sempre della stessa marca, che si chiama Vedo, e qua abbiamo un Protect Pore, quindi un buco protettivo, sempre al 93% naturale, e qua abbiamo, penso che sia un balsamo che si può usare per le labbra, lo conosciamo per le labbra, però ovviamente si potrebbe usare anche per le parti del corpo, della pelle dove è più irritata, per esempio i gomiti, o comunque anche per le cuticole. È un prodotto che comunque è molto utile ed è sempre adatto per una routine serale. Quindi i prodotti che abbiamo visto finora sono della skincare, ma molto adatti. Un altro prodotto è sempre di una marca italiana, Puro Bio, e qua abbiamo un struccante bifasico, quindi per struccarsi, bifasico con olio che ci aiuta bene di togliere tutto il trucco, soprattutto quello degli occhi, mascara, chi lo usa anche waterproof, quindi è molto utile come prodotto, soprattutto nella skincare serale. E qua abbiamo 100 ml e bifasico a base di girasole e anche di succo di mela, molto interessante. Ovviamente un prodotto sempre sostenibile, 100% naturale, biologico, molto interessante, molto bello.
Mi è rimasto un altro prodotto molto piccolo della marca Filorca, comunque una marca costosa, con 15 ml abbiamo un Sleep and Peel. Questo è un micro peeling per la notte, è una crema che si stende sul viso, che ha dei acidi per fare un peeling chimico sul viso, quindi si lascia sul viso tutta la notte per farlo ben lavorare, e poi la mattina si sciacqua con l'acqua. Molto interessante, 15 ml sinceramente è un po' piccolo, però la marca è molto costosa e comunque hanno messo già altri, penso comunque altri 3 prodotti minimo sono della full size, quindi niente male. Vediamo un attimino, perché ovviamente nel box possono essere delle variazioni. Tutti hanno comunque il Sebamed bagno doccia, tutti hanno il Sleep and Peel della Filorca, poi hanno anche tutti il struccante bifasico biologico, e qua è scritto adesso sinceramente oil and balm, quindi penso che siano anche tutti e due abbiano questi due prodotti qui, sia il balm per le labbra per esempio, e anche l'olio per il corpo e per i capelli, però dovevano starci anche i dischetti struccanti, che io sinceramente nel mio box non ce l'ho, quindi non lo so se si sono dimenticati a mettermi questi dischetti struccanti, o magari uno che ha questi dischetti struccanti magari ha solo un prodotto della We Do, o l'olio o il balsamo. Questo non lo so sinceramente, però io non lo trovo molto negativo, lo trovo bene, perché tutti i prodotti della Vidu sono molto validi, più ovviamente di un dischetto struccante, quindi sono contenta comunque. È sempre un box che mi piace molto, sono dei prodotti molto interessanti, come avevo già detto, delle marche italiane, anche nuove, per cominciare a conoscere un po' i prodotti del nostro paese, del paese in cui viviamo. Lo trovo molto bene di sostenere anche ovviamente la nostra cultura e i nostri prodotti, che sono molto buoni, e spesso vedo che anche tante altre marche che magari non sono italiane ma producono comunque in Italia, anche spesso voi non siamo neanche non li possiamo neanche comprare. Per esempio, un esempio, la Catrice ha lanciato adesso in tanti altri paesi la loro nuova collezione primaverile e dell'estate, che purtroppo ancora qua in Italia non è arrivato, ma tanti prodotti di questa linea sono stati pure prodotti qua in Italia, quindi questo lo trovo sempre un po' peccato, che noi qua non possiamo soffrire anche del prodotto stesso, però pazienza. Ragazzi, questo era il box della My Beauty Box, vi auguro una bella giornata, serata, con quando vedete insomma questo video. Vi voglio bene, grazie del vostro sostegno e a presto, ciao!